Malvina Zuckerberg, che cosa pretende una figlia dalla propria madre? Mimesis, la traduzione del 2015. Cosa pretende una figlia dalla propria madre? È un libro di Malvina Zuckerberg, che è psicanalista di Rio de Janeiro, in Brasile. Il palinsesto della ricerca va dalla questione del rapporto tra madre e figlia, teorizzata tra Freud e Lacan, alla pratica analitica centrata su tale questione. Ancora prima di entrare nei dettagli dell'elaborazione teorica di Malvina Zuckerberg, occorre rilevare quello che è un impianto comune, condiviso, nell'ambito della psicanalisi a orientamento lacaniano, fra lacanismo e lacanoidismo, fra solide istituzioni e gruppuscoli più o meno effimeri. C'è un blocco di sapere tra di loro fondato sulla non lettura del testo di Lacan. La vulgata infatti passa di bocca in bocca e non questiona più nessuno. È così una questione è rimasta aperta in Lacan e già in Freud, è data come chiusa e permette l'instaurarsi di un regime autoriproduttivo finalizzato alla lottizzazione del mercato della sofferenza dal volto umano. La litania è quella che all'origine esisterebbe una relazione assoluta e devastante tra madre e figli, in particolare tra la madre e la figlia. Il padre verrebbe a separare l'una dall'altra, unica via per non restare nella trappola del desiderio materno, cosa che nell'insieme è chiamata qualche volta anche psicosi, no? L'inferno psicotico sarebbe dovuto alla non separazione tra la madre e la figlia. E quindi si tratta di una teoria dell'attaccamento, della negazione del distacco, che è una proprietà dell'oggetto e della causa, specchio, sguardo, voce, causa di godimento, causa di desiderio e causa di verità. Inoltre, non c'è, perché non è mai esistita, la sostanza, che è l'altro nome della colla che giunge sino ai protocolli del genere umano, che non sa come reggersi. Quindi è solo postulato il rapporto sostanziale mentale con la madre, che compare solo postulando questo rapporto, che compare la devastazione tra la madre e la figlia, questo topos lacaniano. Devastazione è un termine di Lacan in francese, nel testo originale è ravage. Se indaghiamo con lo stesso stile il rapporto tra padre e figlio, o tra padre e figlia, si può trovare di peggio. Non è devastante la trasmissione da padre a figlio dello spirito della guerra, come lo chiama von Clausewitz? La frase che dà il titolo al libro è estratta dal testo sulla sessualità femminile di Freud del 1932. Cosa pretende, dice Freud, la bambina da sua madre? Allora non è in posizione e statuto di bambina, ma di figlia nel titolo del libro di Malvina Zuckerberg. E così è in effetti il titolo del libro, no? Cosa pretende una figlia dalla propria madre? La pretensione non è la tensione di vita. Quando la vita tende alla sua qualità, alla sua cifra, e
La donna, non la madre, non la figlia, non la bambina, i bambini peraltro sono indici dell'infinito. Allora la donna è enigma e indice della parola e i bambini non pretendono. Sono le donne figlie o le donne madri a pretendere. Come pretendono gli uomini figli e gli uomini padri, del resto. E per quanto si dica figlio o figlia, la questione del figlio non è sessuata. Pretese maschili e pretese femminili, il narcisismo delle piccole differenze tra l'uomo e la donna. Riprendiamo da Freud, secondo la sua fiaba, la figlia pretenderebbe la trasmissione del fallo per via materna. La domanda retorica di Freud allude a questo. Ne segue uno sviluppo del bestiario erotico sul quale si specializzeranno esclusivamente i suoi seguaci. È anche il caso di Malvin Zuckerberg. Il suo libro è un manuale pratico di matricidio. Negazione della materia e negazione della madre. Negligenza della vita. Leggere la vita non è alla portata dell'antropologismo psicanalitico. Leggiamo un assunto conclusivo. Avendo costituito una femminilità per se stessa e partecipando ai giochi della mascherata con un uomo nella commedia dei sessi, una madre introdurrà la figlia a dei giochi di finzione e di mistero attraverso i quali edificherà la sua definizione di donna. La madre costituisce e la figlia edifica. Costituzione della femminilità e edificazione della definizione della femminilità come donna. La figlia come donna, la donna come figlia. Non la donna nella posizione di figlia da giovane. Quindi non la donna come figlia, come madre, questo è il come. In cui diciamo figlia e madre non negano per nulla la donna, la madre, non la donna, costituisce una femminilità per se stessa, secondo Malvin Zuckerberg, mentre per il femminismo la femminilità è dettata dal discorso patriarcale dominante, che in parte è più preciso. Addirittura la figlia è introdotta dalla madre a dei giochi di finzione e di mistero attraverso i quali edificherà la sua definizione come donna. Non si edifica neanche come donna, ma edifica la sua definizione come tale. Ma questa edificazione non è un'impalcatura patriarcale? Se la costituzione e l'edificazione della femminilità appartengono alle donne come responsabilità, che cosa resta dell'istanza del femminismo? La vulgata freudiana e lacaniana è senza la materia della parola e si riduce a essere un discorso di discorsi, un luogo comune, un metalinguaggio. L'ipotesi dell'attaccamento primordiale è l'idealità degli psicopompi per gestire la dogana del distacco. Il distacco ottenuto per separazione è pagato alla confraternita dei doganieri della proprietà, delle proprietà dell'oggetto. La logica della distinzione è data come inesistente e al suo posto c'è lo spazio dell'immaginazione e della credenza nelle distinzioni sociali e personali tra sociologia e psicologia. La
tesi di Pierre Bourdieu è quella che la distinzione sia sociale, no? Di classe, di ceto, di strato del palinsesto, frutto della lotta tra le classi, che sono minimo due, come in Aristotele, quella degli uomini liberi e quella degli uomini schiavi, ipotesi che si aggiorna nei secoli e che con Junger diviene l'ipotesi degli uomini formati dai libri e di quelli formati dalla televisione. E così anche la coppia amico-nemico che è già in Platone, nella Repubblica, e che si aggiorna con Carl Schmitt. Leggiamo appena un passo, indicando come ciascun altro passo richiederebbe un'altra lettura. Una donna si fa sempre lo zimbello di un'altra donna nella misura in cui si immagina che questa altra donna possegga il mistero della femminilità. Questo è il rapporto isterico con l'altra donna. È una lettura questa? È analisi? Ossia la dissoluzione delle impossibili soluzioni dell'enigma donna, come direbbe il matematico Quine, il costo ontologico dell'affermazione di Malvin Zuckerberg è quello di ammettere l'esistenza prima del rapporto isterico. C'è qui una teoria dei rapporti non esplicitata, ci sarebbero anche il rapporto paranoico, il rapporto ossessivo e poi le combinazioni, il rapporto tra paranoia, schizofrenia, eccetera. E apparentemente qui non vale citare Lacan e il suo non c'è più rapporto, non c'è rapporto sessuale. Lacan non giunge a non c'è più rapporto sessuale. Qui il rapporto è addirittura isterico, ossia fantasmatico, ideale, il rapporto con l'idea di sé e l'idea dell'altro. Andrebbe meglio il rapporto con l'altra donna nel fantasma isterico? Rimarrebbe l'immaginazione e la credenza nell'altra donna, nel rapporto tra donne, ossia nel tentativo di erigere un'impalcatura di sopravvivenza per negligere la vivenza, è facilmente trasponibile anche tra madre e figlia. Allora, nel fantasma isterico, una donna si fa sempre zimbello di un'altra donna? E questa è la natura del caso di Dora? Una donna si immagina che un'altra donna possegga il mistero della femminilità. Una figlia si immagina che la madre o un'altra donna possegga il mistero della femminilità. Quale donna possiede il mistero della femminilità? Quella che accetta ogni convenzione sociale, che è anche convenzione sui generi? Eppure, come potrebbero dire, hanno detto Freud e Lacan, nessun'altra donna ha detto loro il mistero della femminilità. È noto che Freud ha scritto alla principessa Maria Bonaparte che dopo 30 anni di analisi dell'anima femminile non aveva ancora risposto alla domanda sul mistero della femminilità. Cosa vuole una donna? Nessuna donna e nessun'altra donna ha mai detto cosa vuole. Certo, è una donna che si immagina che ogni altra donna possegga il mistero della femminilità. L'uomo no. Non crede nell'incarnazione del mistero della femminilità. Peraltro, il mistero della femminilità potrebbe essere inimmaginabile, è incredibile e anche inopinabile. Qual è la condizione per la quale si instauri la dissoluzione del fantasma isterico? In ciascun caso il fantasma, ossia
La copia non riesce a negare l'originario. Nessun fantasma originario. È un simbolo che il fantasma sia originario. Il fantasma è copia, la copia originaria. Ancora verso la conclusione del suo lavoro, Malvin Zuckerberg si chiede come separarsi quando si è così inseparabili da tanto tempo come lo sono una madre e una figlia. La teoria della separazione si fonderebbe sul principio di inseparabilità tra madre e figlia, nonostante un padre separatore, ovvero inetto alla sua funzione di separatore. Pare che la cosa gli riesca meglio con i maschietti. Tra l'altro è da notare come i maschietti separati dalla madre siano sempre dei bravi soldati, dei geometrali perfetti nell'eseguire i protocolli stilati dagli algebrali della guerra. Il rapporto di inseparabilità tra madre e figlia è fantasmatico e non originario. Originaria la relazione, quale giuntura e separazione. Non è una doppia relazione, la relazione dei congiunti e la relazione dei separati. È giuntura e separazione, corpo e scena. Nessun principio della giuntura. Sarebbe questo l'attaccamento fondamentale, sostanziale e mentale, è l'attaccamento tra la madre e la figlia, che richiederebbe poi appunto il principio di separazione e la sua incarnazione nel genitore, nel padre, che sarebbe il separatore di questo tentativo di simbiosi, di psicotizzazione. Ciascuno, uomo, donna, bambina, figlio, figlia, procede dalla relazione come apertura. Tale è la questione aperta. E la questione chiusa non può che richiedere il rapporto soggettivo o intersoggettivo, il soggetto del rapporto, il soggetto isterico, quello del rapporto isterico. Ecco perché Malvin Zuckerberg predica la nascita del soggetto. Dice, non bisogna dimenticare che tutto ha avuto inizio dalla devastazione amorosa, costituita dalla passione materna, e che per sfuggire dai suoi effetti devastanti sulla sua propria esistenza, che la figlia, è per sfuggire, che la figlia cerca di liberarsene e di costruire qualcosa per se stessa, perché nasca un soggetto, là dove era l'oggetto della devastazione. È la stessa questione invece. Soggetto o oggetto della devastazione. Soggettività della devastazione o assoggettamento della devastazione, è la stessa questione. Il primato del fallo in tutto lo splendore del suo ordine patriarcale applaude alla riduzione della sottomissione delle donne a un affare tra madre e figlia. I padri separatori, e neanche tanto efficaci nel loro potere di separazione, possono proseguire a instaurare giunture per stuprare e uccidere. Genealogie di morte, genealogie di amministrazione della morte. Possono anche continuare a chiedersi che cosa pretende una figlia dalla propria madre. Nessuno chieda che cosa vuole l'uomo, nessuno si interroghi sull'anima maschile per 30 anni, come ha fatto Freud per quella femminile. Per gli uomini la vita è più facile. Per Malvin Zuckerberg non esiste un sapere trasmissibile della femminilità e tocca e toccherebbe ogni donna crearselo. Invece per gli uomini esiste un sapere trasmissibilissimo.
sulla mascolinità. I suoi funzionari, i suoi professionisti sono legione, dalla culla alla tomba. Le cose potrebbero procedere dal 2 come giuntura e separazione, e invece il sistema eretto tra Platone e Aristotele divide gli uomini in due classi, i liberi e gli schiavi, dominatori della trasmissione e dominati dalla trasmissione. Per le donne il sistema non prevede neanche quindi un sapere trasmissibile. Ecco perché nessuna donna ha mai risposto all'idiozia inquisitoriale, alla quale non sono sfuggiti né Freud né Lacan. Quindi il processo di separazione inseguito da Malvin e Zuckerberg come antidoto contro l'attaccamento devastante tra madre e figlia risponde a una idiozia inquisitoriale. Per cominciare, è il caso di sospendere e di leggere ogni risposta che nei secoli è stata data all'enigma donna.